Sul amici, bentornati nel mio canale, io sono Adanai e oggi iniziamo una nuova avventura insieme. Eccoci qua, siamo di ritorno con una nuova famiglia, una nuova avventura, una nuova sfida, in pratica una nuova legacy, lunga, quindi a 10 generazioni. È una legacy che io onestamente non ho ancora visto giocare in giro, magari sono io che non li ho trovati e qualcuno ci starà giocando, postando video o storie fotografiche, non lo so, però io non l'ho mai vista. È poco conosciuta, credo, non è famosa come la Disney, come la Rags to Rich, la sfida dell'eredità, è molto meno conosciuta, però io l'ho trovata spulciando sfide nuove, l'ho trovata davvero molto carina e molto simpatica e interessante, e quindi ho deciso di avventurarmi in questo. Quindi siamo a quota 4 serie nel mio canale, che però comunque bene o male riesco a gestirmele, per cui va bene, procediamo con le novità. Allora, vorrei, ora poi dopo in descrizione vi metterò le regole complete della Legacy, perché ogni generazione ha degli obiettivi e delle cose da fare e da non fare, si va a punteggio, quindi cambiano per ogni generazione. Praticamente la Legacy si chiama Parency Legacy Challenge. La Parency Legacy Challenge, come suggerisce il nome, è incentrata sulla genitorialità. Quindi, la genitorialità, genitori che influenzano i figli crescendo a seconda di come il genitore si è comportato, no? E via così discorrendo per ogni generazione. Le regole generali sono le stesse, quindi niente chats, niente trucchi, niente mod che possano facilitare il guadagno del simoleon o della carriera. Per il resto, tutto, insomma, quindi per questo è tutto uguale, tutto nella norma. Non c'è specificato il lotto, quindi io l'ho messa comunque in un 50x50 a Willow Creek. L'unica cosa è che loro il lotto non dovranno mai abbandonarlo, quindi è come nelle Legacy Challenge, si sceglie un lotto e lì si resta fino alla fine della sfida delle 10 generazioni, anzi dell'undicesima, perché qui si deve arrivare alla generazione numero 11. La cosa che si può usare però è la Chats, scusatemi, non la Chats, il Custom Content, per avere insomma i mobili, si possono usare mobili personalizzati oltre che al CAS. Questa non è come la Legacy Challenge che è vietato, qui invece si può utilizzare. Quindi io sono felicissima di ciò e li ho utilizzati, chiaramente. Allora, vorrei farvi vedere un secondo un documento Word. So che è scritto in italiano maccaronico, non ci fate caso, ma perché è stato tradotto la svelta da Google, quindi sono stata un po' rapida nella traduzione, andrebbe riportato in bella, poi a voi lo riporterò in bella, ma intanto per farvi capire cosa succede nella prima generazione. Nella prima generazione, ovviamente nessuna chat, come dicevo, nessuna mod, il contenuto personalizzato è permesso, non smettere di giocare senza salvare, chiaramente, l'erede è tenuta a rimanere sul lotto fino alla morte, nessuna adozione, l'eccezione per generazione 10 e 11, nessun premio aspirazione eccezione per la generazione numero 2 e il trattamento di fertilità, si ha il permesso di giocare con altre famiglie purché non si interagisca con i sim coinvolti nell'eredità, quindi è possibile cambiare gli outfit di altri sim, farli sposare e via così. Allora, comunque andiamo nello specifico. Generazione 1. Si crea un sim maschio o femmina a scelta vostra e si manda all'avventura nel mondo per guadagnarsi da vivere. Dobbiamo raggiungere il livello 2 di una carriera a scelta, incontrare qualcuno con cui fare un figlio. Comunque, maschio o femmina che sia, appena il bimbo nasce, il compagno se ne va. Il founder deve essere lasciato solo con un bambino a cui badare. Deve lasciare l'attuale lavoro e non ci si può né trasferire né sposare per questa generazione. Il founder non può ovviamente avere neanche un negozio al dettaglio, visto che potrebbe essere considerato un lavoro. Più 2 punti per raggiungere il livello 2 di una carriera, più 15 punti per massimizzare per ogni abilità massimizzata. Meno 20 punti se si ha un figlio prima di raggiungere il livello 2 nella carriera, meno 20 punti se si mantiene il lavoro o il negozio dopo che si è avuto un figlio, meno 20 punti se ci si sposa. Quindi vi presento la nostra avventuriera, quella la sim a cui è capitata in sorte questa sfida.
E non avrà una meravigliosa vita, ben viste le regole della prima generazione. Una madre single. Scelto una femmina perché è più facile, visto che deve essere un genitore single con una donna. Che non devo fare casino di trasferire, sfrattare, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo la nostra. Lei si chiama, vi do qualche informazione. Lei si chiama Bri Cavendish. È creativa, allegra, smanettona e riflessiva, che è il tratto conseguenziale alla sua aspirazione, cioè autrice di bestseller. Lei viene da Forgotten Hollow, dove la sua famiglia comunque era un po' stravagante, era molto particolare, tutti comunque interessati alla letteratura, alla scienza, alle stelle, molto pittori, scultori. Era una famiglia comunque creativa, tranne un piccolo ramo di scienziati. Lei comunque ha deciso di provare a vivere da sola, era stufa di vivere a Forgotten Hollow. E allora ha preso baracca e burattini e si è trasferita qua a Willow Creek. Questa è la casetta che io gli ho fatto. Al momento è piccola perché sono adesso con 313 simoleon. Ve la faccio vedere velocemente e poi iniziamo ad entrare nel vivo. Entriamo in casa. Di qua abbiamo un tavolo con le sedie e il suo portatile che è essenziale. L'angolo cottura. Da questa parte c'è il letto. E qua, in questa porta, entriamo nel bagno. Una doccia, molto semplice, bagno ovviamente, e lavandino. Tutto molto semplice. E direi che possiamo entrare anche nel vivo della situazione, no? Prima cosa, cerchiamo un lavoro. Dai, possiamo andare comunque a livello 2 della carriera, approfittiamone finché si può di guadagnare qualche soldino. Ho lasciato laggiù la cosa. Vabbè, a lei le volevo far fare la guru tecnologica, visto che quella comunque guadagna più di tutti, sì, decisamente, guru tecnologica. Allora, il nostro obiettivo, tra gli obiettivi del giorno c'è videogiocare, però io al momento volevo andare un po' alla ricerca di qualcosa, anche se ora è presto, quindi in realtà lei potrebbe anche fare quello che gli viene richiesto, ma gioca sim per sempre. Ok, giochiamo. Tanto lei è una semismanettona, quindi lei è felice di dover videogiocare. Insomma, effettivamente anche a me piacerebbe come compito lavorativo dover giocare a videogame. Sarei una bomba nel lavoro, ragazzi, a giocare a The Sims, a Assassin's Creed o Little Nightmares. Una bomba. E infatti lei vedete che è molto felice di questo. Lei mi piace veramente tanto, con questi capellini qua, molto carina. Mi ricorda un po' Amélie, infatti ero indecisa di chiamarla Amélie. Però poi ho optato per Pri. Ok, videogioca, non abbiamo il comitato di benvenuto. No, ma la vedete che facce fa? È fantastica. È completamente concentrata. Hanno delle espressioni veramente buffe qua. No, vabbè, i Sims sono meravigliosi. Abbiamo fatto al 25%, dobbiamo arrivare al 100%. Mando un po' veloce, ragazzi, perché sennò stiamo tutto l'episodio a guardare lei che videogioca. Oh, è arrivato il comitato di benvenuto. Invitiamoli ad entrare. Lei si chiama Katie Milner. Presentazione amichevole. Dai, basta giocare. Mancava poco, ma pazienza, continueremo. Fai amicizia, dai, ringraziamola per la presenza. C'è solo lei? Chiediamo della sua giornata. Invita i vicini ad entrare. Invitala ad entrare, dai, non stiamo fuori tutto il giorno. Perché furente? Gibbs. Scusati, cosa abbiamo fatto? Vabbè, scusati, non so cosa abbiamo combinato, però. Fatti urlare contro da. Guarda, Katie! Ok, siamo nemiche, cioè, sei venuta qui. No, scusami, urla contro tu ora a lei. Tu vieni a casa mia per urlarmi contro, questo è il tuo modo di. Guarda. Separa da. No, ora non lo voglio separare.
Non la voglio separare. Voglio solo mandarla via. Insultala e mandiamola via perché è stata veramente maleducata. Manda via. Ma guarda questa. Che sai che fai? Scava. Vediamo di iniziare a fare un po' di soldi. Magari questa cosa la faccio da sola. Comunque metto alla ricerca di pietre. E vediamo se c'è qualche pianta già pronta. Sì, questa sì. E poi torniamo. Ok ragazzi, siamo tornati a casa. Sta finendo di videogiocare. Questo è tutto ciò quello che ho trovato. Facciamola accoppiare, vediamo. 10 simoleon schifosissimi. Non valgano una cippa di faggio ste rane. Quindi me le vendo proprio tutte, ciao. Queste le vendiamo così senza aprirlo perché tanto non abbiamo mai fortuna. Queste li piantiamo, questo lo vendiamo. Vendere tutto quello che si può vendere. Allora, quindi, tesoro, piantiamo tutto. Mangiglio. Ok. Hai finito? Sì, perfetto. Vieni qua. Dai, Bri, facciamo giardinaggio. Dai. Come racimolare Simoleon? Pensa alla sua gioia. Non potrai neanche vivere con un lavoro normale. Dovrai vivere di questo, poi. Puoi lavorare solo adesso e non lavorerai più. Quindi iniziamo a premunirsi per il futuro, che è imminente alla fine, non è che... Bravissima. Andiamo un pochino più veloce. Ok. Innaffia. Così iniziamo ad alzare anche. Hai fame. Bene, ti faccio mangiare. Ti fai un'insalata giardiniera perché non sia mai che mi dai fuoco alla cucina visto che hai l'abilità a zero. E vediamo i tuoi desideri. Comprare un televisore. Sì, appena posso. Finisci di leggere il libro. Compriamo il libro. Cosa? Non hai... Ah no, è vero, non ha un bancone, porrina. Ha ragione. Ok, devo comprarle un bancone alla fine della fiera, pensa a te. Dai, ora c'è. Riprendi. Si possono prendere da qui perché non ho libri, sì. Affinare l'occhio della mente alla volta di Marte, allegro come un pernambuco. Ok, no. Facciamo un rosa, dai, se legge il rosa. 12 e più sfumature di fichi. L'amore a tempi della pastiera. Sì, dai, costa poco. Questo, e poi magari qualcuno d'abilità. No, sul benessere. Carisma. Perché comunque ogni volta che lei raggiunge un livello più alto, insomma, finisce un'abilità, ecco, praticamente... Genitorialità, dai. Lei praticamente niente, via, riesce a... mi prende dei punti. Quindi basta, però, 76 simoleon, basta per ora. Ok, dai, ecco, ti sei portata via una falange, mi fa piacere. Dai, mangiamo questa insalata. Come la farai? Oddio, dimmi non lo fare, ti prego non lo fare. Non lo fare, lo farà? Oddio, sì, lo fa, lo sento. No, non lo sta facendo, incredibile. No, ragazzi, mi sto aspettando che si passi il dito nell'orecchio per togliersi il cerume e poi condisca l'insalata. Incredibile, non l'ha fatto. Non so cosa è successo. Strano. Meglio così, sei una simma che tiene alla propria igiene, meno male, ci fa molto piacere questo. Allora, direi che potremmo un po' uscire anche appena le ha finito di mangiare, vedere un po' com'è questo nuovo mondo, che l'ho preso, a proposito, mi ero dimenticata, l'ho scaricato da Lil Simsy,
da lei, quindi poi ho modificato io qualche simmino, per cui non dovrebbero esserci, qualcuno sono i soliti, ma qualcuno è cambiato, è stato fatto un makeover. Quindi vediamo cosa offre questo mondo. Viaggiamo. Ok, siamo a Rattlesnake Juice, cioè in realtà è il serpente a sonagli, che dovrebbe essere un po' modificato, non è che mi stia facendo impazzire, non mi ha mai fatto impazzire questo lotto. Comunque, vabbè, non è male, è risistemato come l'ha risistemato, è molto carino. Ordiniamo la bevanda preferita, voglio vedere lei qual è. L'aldilà può essere tetro, vieni a raccontare tutto al barista del posto e goditi delle libagioni scontate, la notte dei fantasmi. Sokola? No, io odio i Sì, fantasmi. Doc. Ok, comunque dicevo, voglio. Oh, il vino, ti piace il vino? Buon gusto, buon gusto. Non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Oddio. Ok, vabbè, bevi, bevi. No, vabbè, qui ragazzi ce ne andiamo di qui perché io non sopporto i fantasmi, non mi piacciono, potessi li leverei tutti. Le posso cancellare? Non li sopporto. Veramente, non li posso. Vabbè. No, andiamocene di qua, ragazze. Scusate, niente fantasmi per me. Ok, abbiamo cambiato lotto. Siamo a Club Slate. Bevi di nuovo, che trevo di. Mentre aspettiamo, stanno arrivando due ragazze. Una è Candy Bear e l'altra non lo so. Alana Lynn. Dai, facciamo una presentazione con loro. Vediamo di farsi delle amiche almeno. Ma qualche maschio? Erin Mi Boya. serve il donatore di geni. Almeno lei non sembra che ci stia abbaiando contro. Ok, qualcuno mi ha aperto la porta in faccia. Tra l'altro un sim che non mi piace. Anche lei è collera. Parliamo un po'. Vediamo della sua giornata. Allegra, molto carina questa sim, l'ho vista prima. Cioè, prima, quando ero venuta a cambiare qualcosa nel quartiere. Molto carina. Volevo farmi un sim maschio, vedi, avevo già trovato la donatrice. Chiediamo della sua giornata. Impara a conoscere. Insomma, mi sembra importante che anche lei si faccia amicizie, no? Beh, balliamo un po'. Maschi interessanti? No, neanche a piangere, cosa c'è su? Ah, scusa, non c'era. Ah, qua, ok. Carino, sì. Insomma, maschi qui. Oh, c'è ancora una sima incinta. Uomini? No, lui non mi piace. Non voglio sia lui il mio donatore di geni. Daniele Alberghini. Bella goth qui. Oh, chi è lui? Curtis Moore. Presentiamoci. Condividi foto con uno sconosciuto, subito a bomba. Tra l'altro non c'è stato neanche bisogno di ripresentarsi. Vediamolo meglio. Bah, sì, dai, è carino. Con lui potremmo anche provare a vedere come vanno le cose. Chiediamo della sua giornata. Fai un complimento sincero. Oh, guarda lui, le ha messo il braccio. Che carina questa animazione. Rallegra. C'è un gran chiacchiericcio qui, però vabbè. Chiediamo della sua giornata. Confessa la paura dei vampiri. Discuti degli interessi. Dai, vediamo, impariamola anche a conoscere, mi sembra fondamentale. Che altro si può fare? Conversazione profonda, buono e sciatto. Raccontiamo una storia sensazionale. Gli racconterà della sua vita passata, di com'era vivere a Forgotten Hollow, di chiedere se lui c'è mai stato. È romantico, questo è interessante.
Chiediamo della carriera? Che lavoro fa? Cavolo, quanto è presa lei a raccontare? Stai calma! Esprimiamo anche ammirazione. È un cadetto, wow, un poliziotto. Ed è amicona, bene, abbiamo scoperto tutti i suoi tratti, quindi. Fai un'imitazione. Chiediamo anche se è single, non si sa mai. E potremmo provare a complimentiamoci per l'aspetto, tanto per partire. Oh, lui è flirtante. Curtis è single. Bene, allora proviamo a flirtare. Intanto è vero che non gli faccio avere ancora il figlio, perché prima deve raggiungere il livello 2. Comunque, insomma, voglio andare un pochino più con calma. Non troppo, ma un pochino più con calma. Ciccia, via di qua. Sei molto carina, ma adesso dobbiamo lavorarci. Ci sta lui? Pare di sì. Scambia numeri, vediamo. Ci sta lui, ci sta. Vediamo se... Ma lei ci controlla? Vediamo lui. Ok. Perfetto. Chiediamogli di ammirare le stelle per concludere la serata. Devi andare in bagno? Perfetto. Ti aspetto qui, eh? E poi hai sonno, sì. Poi andiamo anche a letto. Però volevo... Chiedi di ammirare le stelle. No, niente pisolino. Dai, poi andiamo a letto, promesso, però... Finisci questa serata in bellezza. Abbiamo già conosciuto qualcuno di interessante. O almeno vagamente interessante. Magari cammina un po' a schiena più dritta, dai. Sembra uno scimmiotto. Ovviamente c'è il prato qua, ci si stende sulle mattonelle. Però sono carini quando guardano le stelle. Che carini. Mi piacciono insieme. Peccato che non potranno stare insieme. E dopo magari flirtiamo un altro po'. E potremmo provare uno stringi. Lui non è più flirtante ma è ispirato. Mannaggia. Era meglio se restava flirtante. Vado veloce un attimo perché... Dai, basta. Devi anche andare a letto. No, ok, lo stringe è stato troppo, perdono. Non flirtare, perché tanto non andrebbe male. C'è qualcosa per poter recuperare? No. Abbracciamolo normale e torniamo a casa. Anzi, vai a casa e basta. Non mi sembra sia il momento. Ci rivediamo domani mattina. Tanto torno a casa e la mando subito a dormire. Latte. E sa cosa potresti fare nel frattempo? Scrivere un libro di genere per bambini. Nell'attesa. Scarpetta blu. Una serie di oggetti perduti. No, noi scriviamo il piccolo principe. Un libro meraviglioso che tutti i bimbi dovrebbero leggere. E anche gli adulti. Ma si spera che gli adulti lo abbiano letto prima. Lei vorrebbe raccontare una barzelletta. Al momento non abbiamo nessuno a cui raccontarla, tesoro. Dai, che tra poco... Muovete a berlo che tra poco dobbiamo andare al lavoro. Però la fame è calata, dai. Questo computer la fa scrivere e stare lontana 20 km, ma vabbè. Andiamo più veloce, ragazzi. Ok, basta perché deve andare al lavoro. Non fare tardi il primo giorno. Ciao tesoro, buona giornata.
Ci vediamo dopo. Ok, ragazzi, è tornata a casa. C'è il disastro perché l'ho fatta andare a giro e si è fatta la pipì addosso. Muore di sonno. Ed è un disastro. Qui c'è un disastro, però me ne occuperò io. Anzi, questo non posso occuparmene io, devo occuparsene per forza lei. Ma quello che posso fare io lo farò. Tu vai a dormire e io nel frattempo vi mostro cosa ho trovato a giro. Il motivo per cui lei è morta in pratica. Ok, questo, 15 simoleone e basta. 4 capsule del tempo, un pochino meglio. Il basilico un po' lo piantiamo. Dai, facciamo diventare un orticello un po' più degno, anche se il basilico non è che costi tanto, non costa niente, però giusto due per magari metterli in frigo. 60 simoleon, vai via. 50 simoleon, vai. Siamo a 1300 almeno. Vai a dormire. Ok, ci vediamo domani, ragazzi. Ok, è mattina, lei si è svegliata. È ancora un po', ne manca il divertimento, ha fame e inizierà a lavorare fra circa un'ora. Disastro. Però dobbiamo occuparci delle piante. Quindi, Brim, mi dispiace, perdonami. Tra l'altro non abbiamo neanche fatto l'incarico del giorno. Purtroppo il tempo è stato quello che era. Facciamo così. No, non preparare. No, fai un pasto veloce. Latte, latte, latte veloce. Perché mi sa che è l'unica cosa che fa in tempo a mangiare. Infatti, vedi? Non ha neanche fatto un tempo in realtà. Però un po' meglio la fame. Ok, lei è tornata dal lavoro. Ha svolto le attività fondamentali, non tantissime. Adesso siamo venute a cena con le amiche. Chiediamo un tavolo. Ceniamo insieme visto che lei comunque ha fame. E almeno socializza anche un po' nel frattempo. Certo, è molto rustico questo. Siediti insieme. Ti ringrazio per avermi dato il tavolo. Adesso. Qualche uomo in zona? No, neanche a piangere. Ordina per il tavolo, dai. Intanto ordiniamo, poi facciamo un po' di socializzazione. Allora, lei si prende un buio tempestoso. Purtroppo non c'è il vino, tesoro. Succo d'orzo, che lo vedo un po' come la birra. E lei la vedo da tè freddo, non so perché. Poi potremmo mangiare salsicce e peperoni, mazza. Facciamo che ti mangi tagliolino agli aglio, poi uno muore. Però potrebbe prenderli lei. Tutti maestra, tanto costa, stiamo più basse. Pollo arrosto, lei. E una pizza, lei. Vai. Ok, direi che possiamo un attimino fare un po' di conversazione, no? Dai, così vediamo se facciamo un po' d'amicizia, che qui ce n'è bisogno. Chiediamo della giornata. Vediamo questi sim maschi. Voi continuate. Oh, lui è interessantissimo. Presentazione amichevole, mio caro. Presentati. Bravo, viene lui. Quindi la facciamo che lui l'ha notata da lontano e viene qua con la scusa di chiedere se vogliono qualcosa da mangiare, da bere, di particolare, di chiedere pure a lui. Complimentati per l'abito, certo. Stiamo ignorando le nostre amiche per parlare con lui. Però è veramente carino. È amante dei gatti. Anche a lei piacciono molto i gatti. È anche amante della famiglia. Rallegriamolo. Cos'altro c'è? Discutere gli interessi. Lui sta marciandone sul posto, ok. No, è che lui è carino, ragazze. Bisogna assolutamente ricomplimentiamoci per l'abito, vabbè. Anche se ha la divisa da barista. Chiediamo della carriera. Perché sì, è vero che lavora qui, ma potrebbe avere un altro lavoro. Lui com'è? No, non mi sembra molto.
Interessante, è arrivato anche il cibo. Riparliamo un po' anche con loro, che non le stiamo cagando minimamente. E che cavolo, scusa, ma raccontiamo una storia buffa. Lamentati del piatto? No, non ci lamentiamo del piatto. Tu mangia e bevi, tesoro. Discuti dei sapori del cibo e sta dicendo, guarda, il piatto è veramente molto buono. La carne è tenera, cotta molto bene. Complimentati per l'aspetto, questo lo puoi fare. Poi riparliamo un po' anche con lei, fa un'imitazione. No, che chiede di convivere, non esageriamo. Chiediamo della carriera. Lui si è piantato al nostro tavolo? Certo, ci abbiamo parlato finora. E ci riparleremo ancora, spettegola. Ma stai mangiando? Ed è eccellente. E anche questo è normale. No, non è eccellente. Questo? Eccellente. Eccellente. Lei si è già scolata la birra, ok. Raccontiamo una barzelletta. Vuoi fare ginnastica? Flessioni? No, ora non è il momento, tesoro. È già la terza volta che le chiediamo della sua giornata, mi rendo conto. Però dobbiamo fare conversazione. Poi mangia, amore mio, perché non stai mangiando. Nemmeno lei. Mentre lei ha già finito. Non so che era impegnata a parlare con... come si chiama? Scusate. No, non Curtis, Dominic. No, questo è Dominic Fry. Dov'è? Prima di andare via gli chiederemo il numero. Con Kyle. Kyle Kirkland. Hai sonno, strano. Hai fame. Mangia. Se mangi vedrai che la fame ti passa. È una soluzione ottima questa, sai? Candy, dove vai? Dai, mangiati sto piatto per cortesia, che è 2 ore. Bene, mangia, smetti di parlare, che sennò questa... deve essere buon gusto, anche lei, quindi guarda com'è felice. Però se non lo mangi, non mostrare più. Tra l'altro l'ho fatto in un momento terribile. Bellino con le guanciotte. Dai, veloce, poi facciamo due chiacchiere di nuovo con lui. Termina e paga il conto. Fai un discorso esortativo, no. No, parliamo, condividiamo delle idee. E ordina anche una bevanda preferita. Tanto ce la fa lui, magari facciamo finta che lui questa ce la stia offrendo, anche se non è così. Complimentiamoci ancora per questo abito, noi ci piace questa divisa da cameriera, eh? Lo troviamo veramente, ti stia molto, troviamo che ti stia benissimo. Però, devi, che fai? Entusiasmati per l'interesse, vabbè, ha cambiato posto a sedere, non ti piaceva lì. Rallegriamolo. Che si fa? Chiediamoli se è single. Curtis, boh, non lo so, teniamolo lì, comunque è meglio avere più opzioni, no? Tenta di sedurre. Dai, vediamo se riesco a farti avere almeno il primo bacio. Tentiamo di sedurlo. E lui lo vedo. Mi sembra che apprezzi. Oh, gli ha preso le mani da solo. Stringilo. Ho messo una mod che modifica un pochino le animazioni romantiche. Dallo il primo bacio. Il primo bacio! Lo abbiamo, ragazze! Lo abbiamo!
Sussurra seducentemente, poi ce ne andiamo a casa. Ok, no, ce ne andiamo subito. Arrivederci. Ti chiameremo Kyle. Eccoci qua ragazzi, siamo di nuovo qui. Però secondo me questo episodio sta andando un po' per le lunghe. Siccome il mio obiettivo è di non superare, di stare sempre attorno ai mezzo, alla mezz'ora, direi di salutarsi. Tanto comunque abbiamo visto questo inizio. È iniziata bene, direi, dai, tutto sommato. Abbiamo un po' di interesse romantico anche con questo Curtis. Però con questo cameriere barista, cioè con Kyle, è andata molto meglio. Abbiamo ricevuto anche il primo bacio. Quindi abbiamo già il futuro donatore di geni, non possiamo restare incinte prima che lei raggiunga il livello 2 nella sua carriera, altrimenti mi perdo 25 punti così a gratis, non mi sembra il caso, però direi che come prima puntata non mi posso lamentare, anzi no, devo andare in bagno prima, scusate. Allora, se questo video vi è piaciuto, questa legacy magari meno conosciuta vi è piaciuta, ecco, perfetto. Su di lei è svenuta, io vi saluto. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, un commento. Vi invito a iscrivervi al canale per restare sempre aggiornato. Vi ricordo anche le altre leghe, le altre serie che ho, la miniserie, che è una storia, una storyline, The Family Sims, poi La sfida dell'eredità con Arianna, con i Montreschi. Poi abbiamo anche nel menu Vita da Sims 2.0 con i Lash dopo la perdita degli Watson. Ora loro, anzi lei. Alla prossima ragazzi, psu psu.